È quasi difficile credere che 5-10 kg di rifiuti possano essere bloccati nel nostro colon, ma si scopre che il colon è un posto piuttosto grande. Almeno una volta all'anno dovresti pulire il colon per una salute ottimale. La maggior parte dei rifiuti eliminati da tutti gli organi del tuo corpo finisce nel colon. Se il colon non funziona correttamente o c'è un blocco, può influire negativamente sulla salute e può causare diarrea, mal di stomaco, gonfiore, stitichezza, eccetera. Nei casi più gravi, l'accumulo tossico può causare malattie croniche. Questo accade più frequentemente in questi giorni perché il nostro cibo che mangiamo ha contaminati record e sostanze chimiche nocive. Una pulizia del colon è estremamente efficace e non avrai mai più a che fare con un colon intasato. Ora ti do un rimedio detergente che ti aiuterà a eliminare i rifiuti e le tossine dal colon. La ricetta è estremamente semplice. In primo luogo è necessario preparare zenzero fresco. Grattugiare lo zenzero in una ciotola fino a avere mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato. Lo zenzero è ottimo per migliorare la digestione, combattere il gonfiore e ridurre i gas. Le sue azioni digestive possono servire a purificare l'accumulo di rifiuti e tossine nel colon, nel fegato e in altri organi. Inoltre, lo zenzero è ricco di antiossidanti e è ottimo per rafforzare il sistema immunitario. Il prossimo ingrediente di questa ricetta sono i chiodi di garofano. I chiodi di garofano aumentano la secrezione di enzimi digestivi che prevengono disturbi digestivi come stitichezza e indigestione. I chiodi di garofano sono anche ricchi di fibre che fanno bene alla salute digestiva. Aggiungere 2 chiodi di garofano nella ciotola di zenzero grattugiato. Il prossimo ingrediente di questa ricetta sono le foglie di basilico. Il basilico aiuta a ripristinare i livelli naturali di pH del corpo e aumenta batteri sani all'interno della microflora intestinale. Una flora intestinale sana aumenta l'immunità e promuove una digestione sana. Tritare 3 foglie di basilico con le mani e metterle nella ciotola. Ora preparare 300 ml di acqua e versare in una casseruola. Portare a ebollizione. Quando bolle, versare zenzero, chiodi di garofano e foglie di basilico nella casseruola.
quindi coprire e rimuovere la casseruola dal fuoco. Infornare per 5-10 minuti. Più a lungo preparare il tuo tè, più forte sarà. Quando il tempo è finito, filtrare zenzero, chiodi di garofano e foglie di basilico e versare il tè in una tazza. In questo momento aggiungere un cucchiaino di miele e mescolare bene. Il miele è un rimedio casalingo popolare per tutti i tipi di problemi digestivi, tra cui stitichezza e ulcere. Il tuo tè detergente è pronto da consumare. Puoi berlo caldo o freddo. È meglio berlo dopo essersi preparato per il massimo beneficio.